Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 27 febbraio, è San Gabriele della Dolorata ed è la giornata mondiale dell'orso polare. Gli orsi polari sono una delle specie più minacciate al mondo e il loro futuro è in pericolo a causa della perdita di ghiaccio marino, della caccia commerciale e dell'inquinamento. Questo animale simboleggia la salute e il benessere dell'ecosistema artico e la sua sopravvivenza è cruciale per il mantenimento dell'equilibrio ecologico. La prima giornata mondiale dell'orso polare è stata celebrata nel 2005 grazie al supporto di un'associazione di animalisti chiamata Polar Bear International. Gli orsi polari sono elencati in una varietà di classificazioni a seconda delle normative internazionali, nazionali e regionali. La principale richiesta di conservazione per gli orsi polari è la perdita di habitat e di prede naturali, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici. Mentre l'Artico continua a riscaldarsi, un terzo degli orsi polari attualmente presenti potrebbe scomparire entro questo secolo. La ricerca mostra anche speranza, ma dobbiamo intraprendere azioni per ridurre notevolmente le emissioni di gas serra al più presto. L'uso di meno carburanti a base di carbonio riduce notevolmente le nostre emissioni e può rallentare o persino arrestare il riscaldamento globale, risparmiando a sua volta il ghiaccio marino necessario agli orsi polari per la loro sopravvivenza. Senza il ghiaccio marino gli orsi polari diminuiranno rapidamente di numero, rendendoli vulnerabili all'estinzione. Ma non si tratta solo di orsi polari. Un recente rapporto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici delinea impatti devastanti per le persone, siccità, inondazioni, enormi tempeste. La giornata internazionale dell'orso polare ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questi argomenti, nella speranza che questo movimento possa convincere la politica ad attuare scelte più sostenibili in futuro. Thank you.